a poco, l'egoismo personale si svincola dall'anima umana. Infatti, nessuno che non lo abbia superato potrà mai realmente raggiungere l'ultimo gradino, quello che Goethe vuole ancora descrivere. Così egli presenta Faust nell'atto in cui si distaccano da lui come squame gli involucri dell'egoismo personale umano, in cui Faust vota interamente se stesso allo spirito, in cui tratta la sciocchezza della gloria e degli onori esteriori del mondo, in cui tutta la sciocchezza della gloria e degli onori esteriori del mondo non sono più nulla per lui. Ma c'è un fatto che Faust non ha ancora superato. E di nuovo, da un punto di vista spirituale, leggiamo nelle profondità del cuore di Goethe, quando descrive ciò che avviene in seguito. Da Gli enigmi nel Faust di Goethe, di Rudolf Steiner, editrice Antroposofica, 1989.